Vi è mai capitato di sentir parlare di decreto ingiuntivo? Che cosa è il decreto ingiuntivo? Che cosa sta accadendo soprattutto in questo momento a molti italiani, ma non solo italiani, ma molte persone nel mondo? Persone in difficoltà, persone che non riescono più a pagare le rate del mutuo, persone indebitate. All'interno di questo video parleremo di questo argomento perché può essere davvero molto utile a tantissime persone che sono in difficoltà economica in questo momento, in questo periodo storico, a seguito di quello che è accaduto qualche mese fa. Quindi cercheremo di approfondire con questi argomenti, cercheremo di capire nel cuore del video che cosa bisogna fare e come funziona, per esempio, tutta la macchina che porta una persona da non avere, tra virgolette, un grande problema ad avere invece un grande problema. Se siete interessati al mercato delle aste, al mercato degli stralci, al mercato dei crediti, a tutto ciò che riguarda questa nicchia di mercato, iscrivetevi al canale, lasciate i vostri commenti qui sotto in modo da potervi rispondere e creare dei nuovi contenuti gratuiti per il canale. Io sono Alessandro Perilli, opero dal 2010 nel mercato delle aste, degli stralci immobiliari e sono autore bestseller. Mi occupo di formare e aiutare le persone a risolvere problematiche che hanno a che fare con debiti o immobili, per esempio, finiti all'asta. Che cosa sta accadendo ultimamente nei confronti di chi non ha nulla da perdere, tra virgolette? Allora, quello che stanno facendo molti istituti di credito è quello di notificare un decreto ingiuntivo a soggetti, a giovani soprattutto, che non hanno nulla da perdere, cioè quei soggetti che per qualche motivo hanno dei debiti e non possono in qualche modo pagarli, è perché non hanno il lavoro, è perché non hanno nulla sostanzialmente da perdere, non hanno alcun patrimonio, né mobiliare e né immobiliare. Ma cosa stanno facendo le banche? Sostanzialmente notificano questo decreto ingiuntivo, che è un documento rilasciato dal giudice nei confronti appunto a favore dell'istituto di credito che ha un atto, per esempio un atto di mutuo, ha un documento che comunque certifica che sono creditori di una determinata somma, provvedono a notificare questo decreto ingiuntivo al soggetto, per esempio al giovane, alla persona che comunque non ha nulla da perdere in quel momento, come se fosse un investimento a lungo termine, consapevoli del fatto che il soggetto non risponderà, non si opporrà a questo decreto ingiuntivo, ed è qui che nasce uno dei primi errori, non opporsi al decreto ingiuntivo, cercare di non approfondire questa notifica, e non opponendosi, cosa succede? Succede che sostanzialmente diamo il debitore, dà l'ok al proseguimento per vie legali, quindi per poi ricevere l'atto di precetto, per poi ricevere il pignoramento. Adesso li vediamo piano piano, passo dopo passo. Però è chiaro che le banche, le finanziarie, sono consapevoli del fatto che un soggetto, non avendo nulla da perdere in questo momento, non si opporrà al decreto ingiuntivo. È consapevoli del fatto che non ci sarà opposizione a questa notifica, perché molta gente in maniera scorretta si lascia passare queste notifiche pensando di evitarle e di aver scansato il problema. In realtà non è così, ma consapevoli di questo, la banca o la finanziaria sa benissimo che nel momento in cui da qui a X anni ci sarà un immobile di proprietà o ci sarà un lavoro, ci sarà qualcosa dal quale poter attingere una somma di denaro, da quale poter prendere una somma di denaro, pignorare un quinto dello stipendio, può essere un quinto della pensione un domani, può essere appunto un immobile, eccetera, eccetera. Sono consapevoli che avendo in qualche modo nei numeri ci sarà qualcuno che prima o poi riuscirà ad ottenere qualcosa, e beh, a quel punto potranno aggredire il soggetto. Quindi la cosa più sbagliata è non fare opposizione. Gli step sono decreto ingiuntivo, poi c'è l'atto di precetto e poi c'è il pignoramento. Quindi sono dei passaggi prima di poter appunto arrivare a, per esempio, pubblicare un immobile in asta, facciamo un esempio, ad arrivare al pignoramento, perché comunque viene dato del tempo. Vengono date delle possibilità al debitore. In presenza di difficoltà nel pagare, per esempio, un creditore, una delle prime cose che bisogna fare è appunto analizzare i tassi di interesse. I tassi di interesse che sono stati applicati a, per esempio, un mutuo, al vostro mutuo, cercando di capire se ci sono delle anomalie e appunto cercando di creare una sorta di instabilità
di certezza nei confronti della banca stessa. Qualora ci fosse una difficoltà nel pagamento di un mutuo, per esempio, nei confronti di un creditore di una banca, la prima cosa da fare è appunto cercare di capire se ci sono delle anomalie, per esempio, nei tassi di interesse del mutuo, cercando appunto di creare una sorta di instabilità, di certezza nei confronti del creditore, o meglio, nel credito stesso. Dopo 12 mesi, mediamente 8-12 mesi, si potrebbe riuscire a ottenere un saldo stralcio che andrebbe ad estinguere completamente tutto quello che è il mutuo che avete contratto qualche anno prima. Oppure potrebbe capitare che riusciate ad ottenere un piano di rientro anche a rate. È chiaro che a questo punto, se riuscite a fare questo, innanzitutto riuscirete ad ottenere uno stop nei confronti, per esempio, di un possibile pignoramento. Vi ricordo che il pignoramento può essere di tipo immobiliare, per esempio su un immobile, oppure di tipo mobiliare, il quinto dello stipendio, la pensione. Chiaramente, per poter contestare eventualmente quelli che sono i tassi di interesse che vi sono stati applicati in maniera irregolare, questo si può fare attraverso una perizia che vi aiuterà ad opporvi a questo procedimento nei vostri confronti. Una delle cose che assolutamente non dovete fare, che io purtroppo vedo in moltissime persone quando ci contattano per risolvere queste casistiche, è quello del disinteressamento, cioè non dovete mai disinteressarvi o pensare di lasciare andare quelle che sono le notifiche, perché a lungo andare può essere molto peggio che affrontare la situazione. Perché nel momento in cui scatta un decreto ingiuntivo nei vostri confronti, è chiaro che voi dovete per forza di cose fare qualcosa, dovete opporvi, per esempio con una perizia di questo tipo, cercando di capire se ci sono delle anomalie, mettere in dubbio quello che è il credito. Se non fate nulla, dopo un tot di giorni, in automatico, anche con il vostro silenzio, che diventa un assenso, un ok a procedere sostanzialmente, questo è per legge, scatta l'atto di precetto. E subito dopo l'atto di precetto, come già vi ho anticipato prima, scatta l'atto di pignoramento. L'atto di precetto sostanzialmente vi arriva intimandovi di pagare tutta la somma entro una determinata data. È chiaro che a questo punto un soggetto, le persone, i debitori che non riescono a pagare già le rate del mutuo, è chiaro che è impossibile nella maggior parte dei casi saldare il tutto in un'unica soluzione entro soprattutto pochissimo tempo. Questo però, se non viene risolto per tempo, dà il via libera a quello che poi è il pignoramento. E chiaramente nel momento in cui c'è il pignoramento, il debitore non ha più titolarità di quell'immobile. Quindi quello che voglio dirvi è che se avete questa tipologia di difficoltà e vi arriva un pignoramento, il pignoramento decreta la morte finanziaria nella maggior parte dei casi, il che vuol dire che non avete più titolarità di quell'immobile, non potete decidere né di affittarlo né di venderlo, non potete fare più nulla. Deciderà per voi il tribunale, quindi il giudice. Ed è chiaro che a seguito di una vendita in asta, quando si arriva a questo punto, se il creditore non è soddisfatto dalla vendita di un bene immobile, per esempio come può essere una casa, se per esempio il debito è 150.000 euro e l'immobile viene venduto in asta per 80.000 euro, bisogna togliere quelle che sono le spese del tribunale, che mediamente possono montare anche a 20.000 euro, a 30.000 euro, dipende da caso a caso. È chiaro che da quella somma di 80.000 euro bisogna togliere queste spese. Se le spese sono 20, ne rimangono 60. Ed è chiaro che a fronte di un debito di 150.000 euro, 60.000 euro non soddisferanno il creditore. E se ci sono dei garanti, loro subiranno quella che è la persecuzione da parte dei creditori per cercare di recuperare la somma rimanente, che è tra i 60 e appunto i 150.000 euro. In questo caso parliamo di 90.000 euro. Quindi sostanzialmente in realtà si mette veramente a rischio l'incolumità finanziaria, io direi anche psicologica, fisica, ci sono tanti aspetti correlati a tutta questa vicenda, anche di persone vicino a noi, persone che ci hanno dato fiducia, vi hanno dato fiducia, quindi i garanti. Per esempio, quello che io e il mio staff facciamo è quello di aiutare queste persone a cancellare la propria
debitoria vendendo il proprio immobile, anche se non può essere venduto o ha un valore inferiore rispetto alla debitoria, cercando di fare un'operazione stragiudiziale, quindi vendendo il proprio immobile attraverso degli accordi con i creditori, aiutandoli in questo modo a cancellare completamente tutti i debiti per poter poi ricominciare una nuova vita da zero e soprattutto senza incappare in quel loop di debiti che ogni anno, ogni X tempo raddoppiano per via degli interessi. Perché nel momento in cui ci sono dei debiti, quei debiti maturano, non rimangono tali perché appunto ci sono degli interessi. Quindi la cosa migliore da fare è provare a sistemare la situazione vendendo l'immobile in maniera stragiudiziale, perché chiaramente quando c'è un pignoramento, quando c'è tutta questa massa debitoria, l'unica soluzione è quello di vendere l'immobile in maniera stragiudiziale, non in maniera privata, perché nella maggior parte dei casi non si risolvono tutti i problemi. Vi dico anche che ci possono essere più pignoramenti del quinto dello stipendio, quindi questo porta sostanzialmente al limite dell'esasperazione una persona, perché è veramente difficile in quelle situazioni poi cercare di vivere in maniera tranquilla senza un'adeguata somma di denaro, perché poi tutto ricade chiaramente sulla parte anche fisica e psicologica di una persona. Se stai avendo difficoltà di questo tipo, conosci qualcuno che ha difficoltà di questo tipo, il suggerimento è quello di affidarvi a chi sa fare questo, quindi se avete qualcuno di fiducia che sa fare questo, potete affidarvi a questo professionista eventualmente, oppure potete contattarci, così come fanno altri utenti, altri clienti che ci seguono dal canale, per esempio, attraverso il link che trovate qui sotto, quindi nella sezione contatti, oppure trovate anche un video, eventualmente c'è anche un altro link con un webinar che vi spiega poi ancora più nel dettaglio quello che possiamo fare. Quindi se avete questa difficoltà, il mio consiglio è quello di prendere di petto la situazione, affrontarla prima che diventi una situazione insopportabile e soprattutto insostenibile. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e lasciate qui sotto i vostri commenti.